È chiusa. Dammi un momento. Deve essere stato strano per te scoprire la mia esistenza di colpo. Sarei curioso di sapere cosa può aver detto tua madre di me. Mi sono sempre chiesto come sarebbe andata se fossimo rimasti insieme. Come sta a proposito? È morta. Uccisa. Cosa? Mi dispiace molto. Ah, ti dispiace? Ho visto mia madre bruciare viva. Ricordo il suo viso mentre mi diceva addio. Charles Lee è colpevole della sua morte su tuo ordine. E ti dispiace? Impossibile. Non ho dato quell'ordine. Avevo chiesto il contrario. Dissi di non cercare più il sito dei precursori. Dovevamo concentrarci su altre faccende. È finita. Ma non riesco a perdonare. Benjamin Church, siete accusato di aver tradito l'ordine templare, violandone i principi per interesse personale. In considerazione del vostro crimine, io vi condanno a morte. Ora! È troppo tardi. Church è partito con il carico. E non credo che sarete in condizioni di inseguirlo. Siamo schierati dalla parte giusta! L'Inghilterra vincerà la guerra! Avete sempre anteposto i principi al profitto! Forse per questo il vostro piccolo regno sta crollando! Avevate un bel sogno! Ma non sarà mai realtà! Come si fa se il mezzo sangue sembra un cane rabbioso? Meglio abbatterlo, amici! Prendete quei due! Non devono fuggire! Prendetelo! Anche lì diano! Fateli fuori! Quello è il mezzo sangue! Ricordateli! Dov'è Church? Ve lo dirò. Farò ciò che volete, ma promettete di non uccidermi. Hai la mia parola. È partito per la Martinica. Si è imbarcato su una corvetta che si chiama Welcome. Metà della stiva è piena delle merci che ha rubato ai patrioti. Non so altro, lo giuro! No! Avete promesso? No, lui ha promesso. Andiamo. Dobbiamo andarcene di qui. Ma non mi dire. Non è il momento di ammirare il panorama. Vi vicini eppure così lontani. Cercare una via attorno alle fiamme. Tornate qui, traditori! A punirvi per questo tradimento sarà un piacere. E George pagava bene, ricompensava degnamente. Ma a che vi serve il vostro oro? È oro magico, credete? Ma quello di qua.
guarda se c'è qualcosa per aprirla. Connor? Cosa stai facendo? No. No, non farlo, non possiamo sapere cosa c'è dall'altra parte! Adesso sì. George ha un giorno di vantaggio. Meglio muoverci se vogliamo prenderlo. Ho una nave già pronta. Vieni al molo quando vuoi partire.